Guarda, mister Gianco Parisi, a distanza di 12 mesi siamo di nuovo qui al Comunale di Nizza per la seconda esperienza nel campionato di promozione. Allora, con quale stimolo, con quale animosità e con quali obiettivi ti stai preparando alla nuova stagione? Gli stimoli, come sempre, sono degli stimoli forti perché ritornare di nuovo a far parte di questo gruppo che conoscevo bene per me è uno stimolo importante. Cercherò in tutti i modi di trasmettere ancora una volta il mio calcio a questi ragazzi. Abbiamo cercato in tutti i modi di allestire una rosa un tantino più completa per andare ad approcciare nella maniera giusta un campionato di promozione che, come sempre, come ogni anno, sarà un campionato difficile dove ci saranno le squadre preparate. Noi cercheremo in tutti i modi di essere presenti e di dire la nostra fino alla fine. La società, diciamo dall'esperienza della scorsa stagione, che ricordiamo la Valdenisi era da matricola, e certi errori aiutano a non farli più nel futuro. Già ha operato sul mercato, ha fatto 3-4 innesti mirati di ogni settore, ma soprattutto avete preso dei giocatori di esperienza e di categoria superiore. Questo è un bene per la Valdenisa, soprattutto per quei giocatori che devono crescere. Infatti, il direttore, come hai detto tu, la cosa principale era trovare degli innesti di categoria che ci diano uno spessore importante e che facciano crescere tutti questi ragazzi che ci portiamo dietro da quando abbiamo iniziato. E giustamente l'anno scorso abbiamo pagato degli errori, noi tutti abbiamo fatto degli errori, dallo staff tecnico, dalla società, ai calciatori, ma l'importante è poi capire gli errori e cercare di ripartire e di non fare gli stessi errori. Noi abbiamo preso delle persone con esperienza, vedi Andrea Balastro. Fleri, Balastro, c'è Marco Marciali che ha fatto sempre altre categorie. Abbiamo preso degli juniors per andare un tantino a completare il reparto juniors, che poi in queste categorie è sempre confusione, perché giustamente ora trovare uno juniors che si allena E poi con c'è anche il problema costanza. anche della categoria, sono abituato a giocare in categorie inferiori, quindi bisogna anche adattarsi. Però, come abbiamo detto prima, i ragazzi che abbiamo preso insieme a Riposo, insieme a Principato, insieme a Briguglia, ci daranno una mano per farli crescere e cercheremo tutti insieme di non fare gli errori dell'anno scorso. Facciamo finta che siamo a telecamere spente. Il primo giorno del raduno, appena hai incontrato i due ragazzi, se posso dire così, negli spogliatoi, che cosa gli hai detto? La prima parola, li hai solo guardati in viso? Cioè, è così, hai capito la loro reazione? Oppure hai usato delle parole particolari? Però la verità, presidente, direttore, c'è stata un po' di emozione perché rivedere ragazzi con cui io avevo un legame forte dopo tanti mesi, fra Covid, fra esonero dell'anno scorso, è stata una cosa emozionante. Poi la cosa che gli ho detto principale è quella di dimenticare quello che è successo e di avere la forza tutti insieme di girare pagina. Se non sbaglio, quest'anno io poco fa ho intervistato il direttore sportivo, mi diceva che è quasi sicuro, c'è cioè la certezza che le partite casalinghe li giocherete sull'erba sintetica a Sant'Eterese. Questo è un bene non solo per il giocatore, perché il tasso tecnico è molto più elevato, non solo per l'immagine, ma nel tuo caso durante la settimana devi cambiare anche il metodo di allenamento. Sì, vediamo se riusciamo. Grazie alla società che sta facendo questo sforzo e grazie a chi gestisce il campo di Santa Teresa a fare pure un allenamento per fare capire, perché purtroppo, meno male, poi là ci sono altre situazioni. Qua la palla cammina in una certa maniera, in un campo con l'erba sintetica di ultima generazione, poi i rimbalzi, la velocità è tutta diversa. Quindi noi abbiamo fatto questo sforzo come scelta personale, la prima cosa che vi ho detto è dobbiamo cercare di trovare un campo che ci dia la possibilità di giocare a pallone. Purtroppo a Nizza ancora siamo un paio di anni indietro, questo non è un campo che. Anche perché la Valdenisi incontrerà squadre blasonate, Milazzo, Belpasso, poi si parla anche di altre squadre Si di parla di Ragusa, Siracusa, quindi Armerina. tutte squadre in cui hanno il campo o in erba sintetica. Sì, ma ancora il girone non si sa, da quello che ho capito c'è anche la possibilità magari di andare a finire nel girone dell'altro lato. Però dico, sono ormai tutte squadre che hanno un campo in erba, o in erba sintetica o in erba vera, quindi presentarsi in un campo piccolo, in un campo che non ti dà la possibilità di esprimere quel gioco per cui lavori, perché alla fine tu sviluppi delle situazioni che un campo ti deve aiutare a fare. In un campo così difficile, così piccolo, vieni subito aggredito, i tempi di giocata sono molto brevi, quindi
è molto complicato. Quindi diciamo ti deve adattare durante la settimana un metodo di allenamento, di fare questo mix terra battuta e in erba sintetica. Ma oltre il mix sono gli spazi. Gli spazi. Gli spazi fanno la in questa campagna acquisti, chiamiamo così, di rafforzamento, ovviamente sono stati fatti questi acquisti in sintonia con il direttore sportivo, con il direttore tecnico, ma li aspetta ancora qualche altra ciliegina? Guardi, noi abbiamo lavorato insieme con Ciccio Basile e Antonio Loredi per cercare di migliorare questa squadra fin dall'inizio. Quando ci siamo visti la prima volta, loro mi hanno chiamato, la prima cosa che ci siamo detti tutti insieme era quella che si doveva rafforzare questa squadra, questa cosa. Ci siamo in parte riusciti, capisco che è molto difficile andare a rafforzare una squadra come la Valdinisi, perché poi cercare determinati giocatori ti porta anche in base al budget che uno ha. Dico, noi pensiamo di fare un'altra operazione specialmente a centrocampo, però se non viene pazienza, in qualche modo. Allora, mister, aspetteremo gli eventi, intanto il campionato slitta di una settimana, io ti auguro un buon lavoro, un bocca al lupo e solamente sono convinto che la Valdinisi sarà protagonista. Tanto vi ringrazio direttore, voglio fare un messaggio di cose della Valdinisi, stare vicino a sta squadra, a sti ragazzi che quest'anno faremo bene.